Un evento importante che in una società sempre più liquida, come lei stesso l'ha definita, insomma, intende sottolineare l'attualità ancora oggi di quell'enciclica. Sì, direi sempre più importante perché il contesto culturale che ha messo in evidenza Giovanni Paolo II all'inizio dell'enciclica direi che è ulteriormente ampliato e, se vogliamo dire, anche aggravato. Quindi i rischi della soggettività forsennata, dell'eclissi di Dio e dell'uomo, di un concetto di libertà che sfocia in una libertà sciolta, liquida anche, rispetto ad ogni valore superiore. E tutto questo oggi lo viviamo ancora più di 20 anni fa. E quindi in questa società, in questa cultura che crea una società molto isolato in fondo, molto individualista, il prendersi cura della vita in tutte le sue forme, dalla vita nascente, concepita, a poi in tutte le fasi fino all'ultimo momento, diventa, mi sembra, molto più difficile. Un messaggio per la vita anche contro in qualche maniera il pensare favorevole per esempio all'eutanasia piuttosto che all'aborto, questo è un tema comunque di stretta attualità. Certamente, perché la vita in questa cultura, in questo contesto culturale occidentale, la vita non è più un valore inviolabile, non è considerata qualcosa di indisponibile, che non è a nostra disposizione, a mia disposizione, ma è un dono. In una visione non solo religiosa, ma anche puramente ragionevole, la vita, dato che nessuno se la dà, è qualcosa che riceve. Qualcosa che riceviamo è qualcosa che è più grande di noi, che ci precede, che pertanto dobbiamo accogliere con gratitudine, conservare con amore, non soltanto però da soli, ma dentro un contesto, una rete che oggi è diventata più fragile, perché non si può lasciare una donna che sta per diventare madre ed è in oggettive difficoltà, o un malato che è rimasto solo nella vita e ha bisogno di tutto, non si può lasciarli da soli. E la società, attraverso delle reti non solamente istituzionali, queste sono indispensabili, ma anche, direi, volontaristiche, di affetto, di affettività, bisogna che queste solitudini diventino delle compagnie. Allora la qualità della vita può resistere. Presidente Pongiglione, come si declinano temi così importanti in un ospedale pediatrico come il Gaslini? Ma si declinano intanto nella filosofia generale del nostro istituto, che li ha come suo DNA, e poi attraverso proprio un'attenzione sempre maggiore a quelle che sono le difficoltà, le debolezze, la fragilità dei bambini che noi abbiamo in cura, quindi proprio direi in questo senso. L'importanza è il 20° anniversario della pubblicazione dell'enciclica Evangelium Vitae che Santo Padre Giovanni Paolo II ci ha donato, ed è in riferimento al grande valore della vita, l'inestimabile valore della vita, una vita non disponibile e quindi è sempre da tutelare, da accogliere, da tutelare, come è la vocazione di questo istituto voluto da Gerolamo Gaslini, per la cura, la difesa della vita, dell'infanzia e della fanciullezza. Quindi, e si inserisce nel programma educativo di etica, nel solco del nuovo malesimo, di cui si parlerà abbondantemente con il mese prossimo al convegno ecclesiale. E quindi è proprio, ecco, in questo istituto questo argomento.